E il mio commento tecnico alla partita potrebbe finire così. Buongiorno tifosi giallorossi, buongiorno amici della pancia del tifoso e dei senza giacca. Che bello vincere il derby, quanto è bello vincere il derby. Ma poi così, con in panchina l'allenatore più romanista di tutti, con il gol del giocatore che oggi incarna meglio il romanismo di chiunque altro, odiato, detestato, te segna di testa che doveva pure uscire perché non stava bene, te purga e tu stai lì così che godi come un assassino. Ma il problema loro qual è? La bandiera col sorcio. Ma voi vi rendete conto come state messi? E più rosicate e noi più siamo contenti. Ma rendetevi conto che state attaccando la bandiera col sorcio. Che la polemica mi venisse dai tifosi dell'Empoli, della Pistoiese, della Salernitana, non lo so, guarda, ma viene fatta da una delle tifoserie più becere, più ignoranti, più maleducate, più estremiste che c'è in Italia. E voi mi fate la polemica della bandiera col sorcio. Ma fateci il favore, imparate a rosicare meglio. Hanno aperto il fascicolo in procura, cioè avete Lotito che vi tutela. Anzi, un appello, Lotito resisti, perché se questa è la squadra, l'allenatore che hai preso per dare un futuro alla società tua, va bene così. Io penso quanto sarei incazzato se fossi tifoso di quella ciociariese. Che in panchina mi tieni Luis Alberto, che è notoriamente un giocatore che alla Roma gli ha sempre fatto male, e gli preferisci Camada. Io fossi tifoso della squadra della ciociaria, sarei furibondo. Comunque va bene così, ragazzi. I derby, ripetendo le parole del prode fu Rudy Garcia, i derby non si giocano, si vincono. E poi soprattutto vincere il derby di ritorno è più bello perché te lo porti fino al derby dell'andata, quindi c'è tutta l'estate per piarli per culo. E poi, onestamente, se vi state attaccati alla bandiera dei mancini, signori miei, non avete proprio capito niente. Continuate a guardare la bandiera dei mancini, il pupazzetto dei grandi magazzini che avete messo in curva nord. Il derby non c'ha bisogno di commento tecnico, il derby c'ha bisogno solo di sfottò, di prendersi in giro, e stavolta è toccata a voi. Era 2 anni che non vincemo, è vero, era 2 anni che arrancavamo, è vero, però mo' abbiamo rivinto noi, quindi dagli Roma!